Io parto da due premesse che sono oggettive. La prima è che Mattarella, che è un galantuomo e meno male che c'è lui, sta provando a percorrere la strada più facile da un punto di vista numerico, che è quella, soprattutto al Senato, di insistere sulla maggioranza che c'era fino a un mese fa, con l'aggiunta di quei 10-15 costruttori, peones, chiamatela come volete. La seconda cosa che premessa che va fatta è che secondo me Conte da ora in poi come si muoverà male. Nel senso che se lui dice di no a Renzi perché non può perdonare Renzi o non può perdonare certe condizioni capestro, vince il premio della coerenza ma esce di scena nel momento in cui si spendono i soldi che lui e Gualtieri in prima persona hanno ottenuto. Quindi rischia di vincere il premio della coerenza, però di fare un grande favore anzitutto a Renzi. Se invece dice di sì a Renzi, perde in coerenza e rischia di concedere troppo. E allora qui c'è proprio il punto, cioè il ruolo del PD e dei 5 Stelle. Io vorrei chiedere al PD e 5 Stelle, da esterno, che qualche notizia però come voi ce l'ha, gli vorrei domandare, ma la strategia dove l'avete studiata voi? Perché finora la sensazione che si ha è quella di uno come Renzi, che può piacere o meno, a me poco, ad altri di più, ma non è esattamente Churchill, che si sta portando a spasso Zingaretti, Di Maio, Speranza, temo per Conte anche Conte stesso, dopo aver creato la crisi. E allora la sensazione che ho io è del PD e dei 5 Stelle che non solo non si ricordano di avere più voti e più parlamentari di Renzi, ma hanno un atteggiamento sussiegoso, terrorizzato, come a dire attenzione perché altrimenti Renzi si arrabbia un'altra volta. Ma non funziona così. Non puoi fare una trattativa di questo tipo con uno che è più bravo di te nell'arroganza, nell'ambizione, nella faccia tosta, andando come ha fatto Crimi subito dicendo no, ma niente veti contro Renzi, contro Italia Viva. Poi si parla di Boschi alle infrastrutture, Arcuri che deve saltare. Cioè, non si fa così. Allora, io dico, se il PD e 5 Stelle difendono veramente Conte, è lodevole da parte loro, ma che lo facciano senza calare completamente le braghe. Perché se resta Conte come nome, ma poi Renzi ottiene 4 ministri, detta le carte lui e un mese dopo ricomincia a fare le stesse bizze che ha fatto fino a 2 giorni fa e che fa adesso, non mi sembra una grande trattativa. Io al momento trovo che purtroppo gli sconfitti di questa trattativa siano PD e 5 Stelle. Poi se domani mi smentiranno sarò molto contento. Tu sei d'accordo, Lina? Infatti. E diciamo adesso...